Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Il Napoli rivolge la sua attenzione al Real Betis giovane valutato 40 milioni di euro dopo Takefusa Kubo Snobba. Il nuovo allenatore del Napoli Rudy Garcia sembra aver preso di mira la Spagna per una nuova ala, mentre continuano le speculazioni sul futuro del nazionale messicano Irving Lozano. Un rapporto di questo fine settimana affermava che i campioni di Serie A erano interessati a ingaggiare Takefusa Kubo, che ha avuto un'eccezionale stagione 2022-23 con la Real Sociedad, così come Jeremy Pino del Villarreal. Tuttavia, Kubo è desideroso di rimanere al Real quest'estate, spingendo il Napoli a prendere in considerazione altri obiettivi. Secondo MD, uno di loro è la stella del Real Betis Rodri Sanchez, che ha attirato l'interesse di diverse squadre in tutta Europa. Rodri, attualmente agli europei Under 21 con la Spagna, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro nel suo contratto con il Betis, anche se non è noto se i Verdi Blancos sarebbero disposti a negoziare una quota ridotta con qualsiasi interessato. È improbabile che il Real Betis voglia vendere Rodri quest'estate, poiché dovrebbe essere un giocatore importante per la squadra di Manuel Pellegrini la prossima stagione, così come molti altri in futuro. Non dimenticare di iscriverti al canale di Notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.